3, 2, 1. 3, 2, 1. Ciao a tutti! Oggi l'ennesimo nuovo assaggio! Esatto, oggi è l'ennesimo nuovo video assaggio. Ma oggi solo cioccolato. Oggi esatto, oggi soltanto cosine al cioccolato. Una cosa che arriva da al cioccolato. Perché dico sempre cioccolato? Cioccolato, si dice cioccolato. Partiamo con farvi vedere di cosa si tratta. Allora, i primi da assaggiare, cioè i primi da farvi vedere, sono i Lindt. Praticamente l'altra volta siamo andati da Sicilia Outlet Village e c'è lo store della Lindt. E abbiamo notato, siccome ogni volta che noi andiamo a Catania da Ikea a farci questo giro qui, perché a Palermo Ikea non esiste, come fermata tappa fissa di ritorno c'è appunto la Sicilia Outlet Village. E passiamo sempre alla Lindt a prendere questa barrettina fantastica da un euro. E c'erano anche queste. Praticamente di queste esiste anche il cioccolato a pallina, però a noi piace così e lo prendiamo così. E a sto giro abbiamo beccato queste due new entry, che sono caramello e gusto biscotto. Esatto, però diciamo il cioccolato è sempre al latte. Caramello, biscotto. Caramello, biscotto. Allora, io partirei da quello caramello. Perché? Perché ti spiego. Perché caramello a me non mi piace, quindi prima partiamo con quello brutto. Sì, e poi voglio quello buono. E poi no, anzi, quello là dobbiamo assaggiarlo pure, no? Sì, questo in realtà l'abbiamo già mangiato, perciò possiamo anche fare prima questo. Allora mangiamo questo. Così ce lo togliamo così tanto. Comunque sì, assaggiamo prima questo così facciamo anche la comparazione. Ma tanto non mollizzo! Ed è buono per questo! È come se mangiassi una barretta di Nutella, per dire, dove dentro è duro e fuori, cioè dove fuori è... Che sbaglio sempre! Anche nel video della Kinder dico al nord c'è caldo e al sud c'è freddo, anzi il link qua nella I, sopra la sua testa. E no, vabbè, pure più qua, sulla mia spalla. Qua. Allora, niente... Ah, così è qua. Che stavo dicendo? Ah, è come mangiare una barretta tipo di Nutella, immagina tu. Sì, ma... Con l'esterno duro e l'interno bello nutelloso. Sì, l'ho capito, però... Questa cosa non è... è amara. Cioè, non è amara, però è meno dolce. Non è dolcissima, secondo me. Ma Nutella è più amara. Questo è tipo di caramello, è buonissimo. Infatti, a me il caramello non piace. Vai, apro questo. 3, 2, 1, un... Allora, questo è più duro. Quello a caramello, l'esterno è più duro rispetto a questo. E dentro è pieno di caramello, praticamente. Solo caramello. Anche se in realtà sento qualcosina di croccante. Ah, non è nocciola. Ah, guarda, anche una nocciola. No, non è nocciola. Che cos'è, caramello duro? Granella di biscotti. No, alla fine non è brutto, pensavo. Infatti qua dice cioccolato al latte con caramello, crema al brownie e granella di biscotti. Abbiamo scoperto cosa c'è dentro. Comunque a me il caramello mi piace, però sicuramente... cioè non... Non me lo mangerai così perché mi va. Però non me ne è brutto. Ora procediamo con il cookie. 3, 2, 1. Mi sa. Tutti e due al latte sono. No, il ripieno dico. Ah. Allora, questo è il ripieno al latte. E poi ci sono questi. Questo questa. Questo croccanticcio che si sente. Cioè, mi scotto. Ah no, ecco, cioccolato al latte ripieno con pezzetti di biscotti e crema alla panna, non è al latte. Allora, io la classifica secondo me è primo posto, secondo posto e terzo posto, perché obiettivamente questo è niente di che. Nel senso, se andate al supermercato e prendete quello Milka, è tipo simile. È più buono quello. Vabbè, è diverso, questo è più corposo. Però quello Milka non è gusto biscotto, è gusto proprio Oreo. Tu? Comunque la mia è questa. Primo, secondo, terzo. Questo qua. Quindi cookie normale. Cosa? Caramello. Piu! Ok. Adesso procediamo all'assaggio con i Kit Kat. Innanzitutto questo che avete già visto nell'unboxing della Tokyo Treat che vi lasciamo. Kit Kat cioccolato al latte e arancia. Poi c'è questa novità che praticamente potete trovare nei negozi, supermercati normalmente da voi, ed è il KitKat
alla fava di cacao rosa, perché a quanto pare sì, a quanto pare hanno creato questa alternativa di cacao, questa nuova varietà di cioccolato. Ah, quindi è artificiale il cacao rosa? No, no, è vero, è naturale. Sì, cioè, infatti cresce... dice che qua c'è scritto pure che cioccolato al latte è stato introdotto, tra virgolette, scoperto, creato nel 1819. Il cioccolato bianco invece nel 1936, e dopo miliardi di anni hanno scoperto di poter fare quello rosa. Ma questo in vera c'è o non c'è? No. No. Oh. Dovrebbe essere al gusto di bacche, non abbiamo capito, perché qua c'è scritto Unique Berry Flavor Experience. Sì, secondo me è traducendo berry, bacche, ma bacche che gusto, non lo so. Comunque il pacchetto è questo. Praticamente è carino, c'è qua l'ologramma. Vai, vai, mangiamo, mangiamo, sono curioso. È proprio rosa, è particolare comunque. C'è scritto Kit Kat. Infatti sembra che debba essere tipo alla fragola, ma invece non... Cioè, ma secondo me sapete di fragola, tipo di cose così. Ne vuoi una striscia intera o... No, un pezzetto. Vai. 3, 2, 1. È aspro. È aspro. Allora, c'è sempre il wafer e dentro il wafer c'è tipo il cioccolato, ma l'esterno è aspro. A me mi... Cioè, non è brutta, ma non me lo mangerei. Ni. Però non c'è niente. Boh. Andiamo a quello d'arancia. No, troppo corto. Questi qui giapponesini. Ah, sono tanti piccolini. Sono tanti e piccolini. Piccolini, piccolini, piccolini. Comunque, dietro. E dietro. Era tipo per darlo al vostro amato, alla ci vostra. Ci scrivete la letterina. Per scrivendo tipo il pensierino. Cosa carina. Vai, 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 apriamo, apriamo, apriamo. Anche qui è diverso comunque. Vai, apriamo, 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 apriamo. Non so se si vedono, ma vabbè, non ci interessa molto. Vai, apriamo, apriamo. Che colore carino, mi piace, il colore mi piace. Si sente che sa che sa di arancia? Già, mi sa che questo mi piace. Ho una leggera impressione che questo mi piaccia. Già. 3, 2, 1. Allora, dentro al wafer c'è il cioccolato al latte, cioè il cioccolato bianco. Comunque sì, è buono. Mm-mm. Perché queste cose non ci sono qua? Però mi aspettavo di più, io non so perché. Più cioccolato pure. Ma è cioccolato bianco e arancia. Non si sente molto il cioccolato. Ma che dici? Non sento più l'arancia. Il video è giunto al termine. Grazie come sempre per aver visto il video fin qui. Iscrivetevi. Attivate la campanella. Commentate. Condividete. E mettete likes. Grazie per aver visto il video fin qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao.